Per quello che posso aver vissuto io in quei 18 giorni, si vede che la zona è una zona molto varia. Si passa dalla zona della Death Valley, che comunque è la zona più bassa degli Stati Uniti, con meno 85, la zona anche più calda degli Stati Uniti, fino ad arrivare al Monte Whitney, che è il monte più alto. Il padrone in Francia vuole andare in America perché là ci sono delle grandi praterie, delle grandi estensioni di erba per portare le loro pecore. Lui accetta e partono in America. Raccontava degli spazi immensi che qua non c'erano praticamente. Si addiceva molto proprio alla pastorizia e difatti mio bisnonno è arrivato non come pastore italiano, ma come pastore, come boccia, diciamo, di un pastore francese. Dei cavalli che avevano, il bestiame che avevano, loro avevano tante pecore, tante, dei mari di pecore. Lui e l'altro suo compagno avevano all'incirca un 10.000 pecore, 10.000 capi da seguire. È stata dura per loro, lui era giovane, aveva 25 anni circa, 27.